Hola ragazzi, io sono Jake Spaceman qui a un nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di tante cose importanti, diciamo le breaking news. Prima di tutto, allora, partiamo già con la festa di Lukaku. Quattro dei giocatori sono stati multati, tanti juventini diranno spero che l'allenatore Conte faccia come Pirlo. In che senso? Allora, Pirlo di testa sua ha deciso di escludere al derby quattro giocatori, che era McKennie, Dybala e altri due che non mi ricordo più, perché avevano fatto una festa privata. E diciamo che gli juventini sperano che anche l'Inter facesse questa cosa che ha fatto Conte. Ma noi, mica siamo scemi come voi. Punto 1. Seconda cosa, capisco di essere puniti, però possono essere puniti in altro modo, non solo in quel modo. Però vabbè, Pirlo ha scelto quella strada. Conte non userà quella strada, anche se ricordiamo, siamo campioni d'Italia da un bel po'. So che non ho mai dell'Inter, ho mai da Lecce, ma perché? Almeno capite che io tifo anche altre squadre, non tifo solo l'Inter. Vabbè, Lecce solo perché ho un team su FIFA, che poi vi parlerò molto meglio, che mi si chiama la Lecce. E visto che tanti miei followers costano niente le maglie, costano, se non andate sulla Lega, trovate le maglie del Lecce o altre maglie un po' vecchie, diciamo una old style a poco prezzo, cioè questa qua ho pagato 3,50 euro, i pantaloncini insieme 3,50 euro, totale sono 8 euro, 8 euro, spedizione 4 euro, 12 euro per avere una maglia, pantaloncini a 12 euro, cioè questa qua più avanti fa la storia, perché più vecchia sarà più meglio ancora, poi è bella, mi piace, carina, ci sta. E vabbè, poi sapete più andate sulla Lega. Cosa devo aggiungervi ancora? Niente, perché su TikTok vedo tante storie dove ci sono tifose e tifosi che dicono: noi l'abbiamo punito questi giocatori, perché loro non lo fanno? Ripeto, Conte ha deciso di pagarli con multa e basta. Poi è partita anche la notizia che alla fine Lautaro lasciava l'Inter dopo quello che è successo ieri, e oggi in diretta in interview e nell'allenamento abbiamo visto un po' di divertimento tra Conte e Lautaro, che facevano i Rocky, sai, Adriana, lì a Pugge, al boxer, divertentissimo. Infatti, secondo me che la squadra con l'allenatore sono molto uniti, si vede che si impegnano. Forse l'unica cosa che possa fare un po' fastidio è di non essere pagato per 2 mesi. In quel caso lì, colpa non sarà di Conte, ma colpa sarà di sicuro di Suning, che dovrà poi risolvere il problema. Vedremo poi come andrà. E dopo News Calcio Inter passiamo al News Canale, i miei canali. Allora ragazzi, c'è un evento importante che non vi siete accorti. Sabato questo, dalle 12 alle 24, sarò in live su Prima Viola, che farò una maratona di 10 ore. Se volete venire, venite, ci divertiamo, giochiamo GTA, FIFA, Formula 1, Wrestling, Rocket League, Fortnite, giochiamo di tutto. In più, mi vedete a me a fare gli addominali, perché sono in grado, ho preso 5 kg, ragazzi, mo peso 70 kg. Io mi ricordo 2 anni fa, prima della quarantena, pesavo sui 66-68 kg. Kg ne ho presi, devo scendere giù perché la pancia si vede, mi vergogno di vedere sta pancita. Qui sono scheletro e qua sono pancina, quindi non mi piace e devo dimagrire. Quindi se volete venire a farmi vedere, se volete venire a vedere a soffrire, venite, che potete anche voi farmi soffrire a fare i addominali. E niente, se venite, siete grandi, se venite, ci vediamo al prossimo video. Però aggiungervi che in questo canale adesso spesso farò delle live con la mia nipotina, sì, perché so che a tanti non mi interessa, perché appunto voi le live mie non le cagate più. In questo canale, ragazzi, di live faccio soltanto Fortnite con la mia nipotina e le live action dell'Inter, che adesso è vero che tra poco finirà di nuovo, però vi prometto che porterò tutte le partite dell'Inter, le porterò qua. E spero di portare anche le live action del Kailungo, è difficile perché Kailungo gioca a San Marino e San Marino non ha che tutti i diritti di fare vedere tutte le partite, magari San Marino facesse vedere tutte le partite. Se a pagamento, probabilmente io ci metterei anche i soldi per supportare questo progetto. Purtroppo ci sarà sempre una volta al giorno, bala due, però vediamo poi come andrà. Ciao,
nei prossimi anni, quando finirà questo Covid, anche se per ora siamo tutti, diciamo, penalizzati a vedere questa cosa. E boh, quindi questo canale, ragazzi, è basato alle news di mercato dell'Inter, gli addii dell'Inter, dove andranno. Poi vado anche nei mercati shock, i mercati, Ronaldo va al Manchester City, wow, Messi va alla Lazio, wow. Ovviamente non mi sono messo a caso. E boh, queste notizie shock io le farò subito in video qua insieme e ve le farò vedere. So che spesso non vi interessa o vi sono delle due cagate per andare via, però vabbè, ragazzi, io faccio quello che posso, porto quello che posso e niente. Prossimamente farò un video dove parlerò del Glovo, però adesso voglio vedere prima una cosa, perché adesso voglio fare un'altra cosa da esperimento, che sarebbe che mi, cioè, diciamo che adesso sto provando a entrare anche a Deliveroo. Adesso provo a vedere se mi fanno entrare senza comprare casco qui, qua, là, che oggi ho tutto su Glovo. Se non mi rompono le palle, se mi mandano solo delle cose da mettere, perfetto. Farò poi la sfida tra Glovo e Deliveroo, chi è meglio, e così vediamo se anche voi volete passare, anche voi a fare rider nelle vostre città. L'unica cosa che vi consiglio, deve essere una città molto grande, ad esempio io abito ad Asti e quindi spesso vedo che girano Deliveroo e Glovo. Ad Asti gira spesso Deliveroo, Glovo e Gestis. Uber e altre marche, quelle non le ho viste, solo a Torino, quindi a Torino ci sono più quelli del trasporto, perché, ad esempio, io andavo sempre a Lingotto, Lingotto è una città grandissima e capisco tutto. Vedremo, però ragazzi, esperimento Deliveroo Glovo, che all'inizio non pensavo mai di farlo, sta nascendo, soltanto che adesso con Deliveroo stanno vedendo ancora se posso continuare al prossimo passo. Su Glovo ci sto già lavorando, sto già facendo dei soldi. Quello che vi posso dire, ragazzi, con Glovo io in un mese, perché l'ho fatto soprattutto il 14 aprile, oggi siamo già al 14 maggio, in un mese ho fatto intorno agli 80 euro. Sono niente, però tanti mi dicono che come inizio va bene, perché ho conosciuto tantissimi rider che lavoravano proprio da più di 2 anni, e hanno detto che loro in quei primi 2 mesi hanno fatto schifo, 40 euro, perché non c'era spazio, spesso non ti chiamavano neanche per emergenza, invece a me spesso mi chiamano per emergenza, quindi noto che tanti sono a farsi i cavoli loro. Estate penso che sicuramente tanti non ordineranno più, quindi la cosa più bella è quando eravamo in zona rossa potevo venire di più, perché zona rossa vuol dire che tutti chiusi, quindi l'unico modo che potevi andare bene eri proprio tu, il rider, perché è l'unico che potevi prendere. Boh, vediamo adesso come andrà. Io non voglio che l'Italia torni in zona rossa, perché voglio lavorare. No. Questo non lo vorrei mai, anzi sono contento che tanti negozi stanno riaperti, soprattutto che tutto sta riprendendo, di nuovo aperto tutto, dobbiamo liberarci. E poi ripeto, io sto cercando anche altro lavoro, non è che devo puntare lavoro fisso con i rider, che poi ripeto, è come se fosse a lavorare al nero, quindi non è bello. Infatti io spero che poi più avanti troverò un lavoro che mi piacerebbe. Adesso provo di nuovo a fare tutti i curriculum e mandare tutti i negozi che hanno riaperto. Riprovo. Anche se è un po' difficile, però dai, noi ci proviamo. Niente, ragazzi, so che il video è lunghissimo, l'ho fatto un po' anche apposta. So che voi lo vedrete sicuro un minuto e poi basta, però è la breaking news di questa settimana che sta arrivando. La Jake Spray, al prossimo video live. Ci vediamo sabato dalle 2 alle a mezzanotte sulla piattaforma Viola, che sono i live con la maratona di 10 ore, ok? Vi aspetto, anzi, ci sto andando, vi aspetto! Ciao!